Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come potete notare siamo solo io e Todi, che Giallo non è qui presente perché appunto aveva l'esame di scuola guida, penso proprio questo pomeriggio, e ci raggiungerà appunto più tardi. Siamo qua in questa casa che avrete già visto in un video scorso. È una casa piena di misteri e segreti. Diciamo solo che molti proprietari che cercavano di comprare o affittare questa casa lo hanno fatto appunto per vari motivi che vi spiegheremo poi in un video a parte, più dettagliato. E oggi siamo qui per provare a fare questa favola e per vedere un po' se tutto ciò che viene detto è vero oppure no. E Ovviamente niente. uscirà dopo un video in cui Molto più entreremo nei dettagliato, particolari. perché appunto abbiamo parlato poi col proprietario, insomma, lo spiegheremo poi in un video più dedicato a parte. Non avete nemmeno idea di cosa siamo riusciti a fare. Bene, abbiamo detto tutto, direi di partire. Cominciamo subito, non perdiamo tempo, vediamo un po' se appunto è vero oppure I soliti due giri. C'è qualcuno qui con noi? C'è qualcuno qui con noi? C'è qualcuno qui con noi? C'è qualcuno che vorrebbe parlare con noi? Chiunque? Ok, come vedete ha cominciato a spostarsi. dopo abbastanza tempo, Sì. direi. Ok. Qual è il tuo nome? G R, sì. R, GR, Gre, G, Greg, Gregò, Gregorio. sì, ok. Cioè, da un po' di tempo non lo facciamo, c'è quell'ansia pesante. Che poi appunto ripeto un po' i trascorsi di questa casa, direi proprio di sì. Ok, ciao Gregorio. Cosa possiamo chiedergli? Quanti anni hai, Gregorio? Ah, facciamo così. Sei buono o cattivo? Se sei buono, vai sul sole, se sei cattivo, vai sulla luna, la stella che è sulla destra. Andando sul sole, però è parecchio lento, cioè è come se non volesse andarci. Ok, quindi è buono, è andato. Cioè, raga, non so se riuscite a vederlo, Una pallina. No, aspetta, no, aspetta. non posso staccare. Non so se riuscite a vederlo, però. È caduta una pallina. Tipo di là. Continuiamo. Gregorio, sei stato tu a far muovere quella pallina? Ok, è andato sul sì. Che quindi tutto ciò che c'era stato detto è a quanto pare Sì, cioè la storia era un po' diversa, però non lo so, cioè c'è qualcosa che non mi convince. Gregorio, vuoi qualcosa da noi, avendoti invocato? Miseria. Minchia. Iso. Cioè, hai risposto alla mia domanda, vuoi qualcosa da noi? Ok. Ok, quindi.
Per quale motivo ci hai mandato questo segno, ci hai fatto muovere la pallina? Si sta muovendo. L. Sì, L. I. Lid B. Cos'è? Lid E. Lid B. Lid B. Lid B. Lid Ber. Lidbert. Lidberst. Ah, Lidberst. Lidbersta. Volevi dire libertà? Non lo so. Lidbersta. Ok, sì, infatti. Ok. Cioè, mi sembra un po'... Gregorio, sei italiano? Dal nome penso che... Ok. Come sei morto, Gregorio? Ma che cazzo? Che cazzo? Come sei morto, Gregorio? S. O. Che cazzo? Ma no, ok. So. So. Sot. Sot, doppia Sot. T. Sot. T. R, sotterra. Cosa ti viene in mente? Quello. Cioè, avete... Quando Diego vi ha detto all'inizio che questa casa ha una storia particolare... Quindi è vero. Ecco perché non nessuno voleva. Dove sei morto, Gregorio? Che cazzo è stato? Che cazzo è stato? È tipo qualcosa che si muoveva. Che è successo? Q. U. Senti, che cazzo? Ma ci sta prendendo per il culo, non c'è niente che si muove. Tipo qualcosa che si sposta. Qui. Che? Qui. Cioè, qui in questa casa o vicino? Cioè, per dire qui in questa casa vai sul sì, se è vicino vai sul no. Qui vicino. Okay, qui vicino. Più precisamente dove sapresti indicarcelo? Di C. No. Da. Da. V. Dav. Come cazzo fai a saperlo? Dav. Sì, poteva dire davvero altre cose. No, perché ti ricordi da dice il proprietario? Me lo ricordo bene, però. Di davanti e fuori c'è tipo.
Sei per caso morto qui nei campi o fuori casa? No, c'è qualcosa non va bene. C'è qualcosa... No. È tipo la sedia che si sposta. Aspetta, fammi. Senti. Gregorio, fai muovere adesso la sedia. Per favore. Per favore. Dai, sappiamo che puoi farlo, c'è energia. Grazie del segno, ma ti abbiamo chiesto la sedia, non il tonfo al muro. Ma dopo voglio riguardare le prese se la sedia è in questa posizione o è diversa. Non mi sono accorto, ho sentito solo il rumore di una sedia che struscia. Se è una sedia che struscia. Non lo so. Gregorio, dici la tua età. Dai, dacci una risposta, non ci sei più adesso? Premier cinese Zhao Gao, anche membro di alto rango del Partito Comunista, di violenza sessuale. No, aspetta, non sono... Abbiamo staccato le mani. Che domanda ne abbiamo? Quella dei bambini, le famiglie che piantano alberi. Aspetta, è stato da fuori. Aspetta. Climatico c'è. Che domanda gli avevamo fatto? Quanti anni aveva? Aspetta, su che canale era? Come? Tra cui abbiamo staccato. Non dovevamo staccare. Contribuire alla transizione ecologica. E vogliamo piantare 3 milioni di alberi a Milano. È una Sono te un segno. Quasi un albero. Beh. Fra, senti. Chi c'è? No, Fra. Porca puttana. Aspetta, Fra. Che non si vede niente fuori. Fra. No, entriamo dentro. Merda. Ti ricordi se ci sei il proprietario, sì, di questo giardino di merda? Rimetti la telecamera, ma vediamo sta merda. La storia è vera! Te l'ho detto! Ti dici no, ho dubbi! Ma è la classica storia della casa di merda infestata, come... Classe, non è classe, te l'ho detto! Ti ho detto, siamo sicuri di prendere questa cosa qua, di fare questa cosa? Te, sì, vai tranquillo! Sì, ho... Io che ti avevo detto? Ok, ragazzi, sono passati nemmeno 2 minuti, ho posato la videocamera, mi sono seduto e stiamo cercando un po' di capire cosa è successo, perché appunto stentavamo a credere. Sì, ma non capisco cosa fosse stato. Non puoi, è un vecchio di 70 anni, come fai a credere a una avrò anche l'Alzheimer, delira, non lo poi so. Faremo un video in cui spiegheremo tutto, lo spiegheremo per bene, e vedere comunque è vera come cosa. Lo so che poi non aver senso, ma ormai finiamo. Abbiamo staccato così senza niente. Finiamo. Questo non è che si è incazzato proprio perché abbiamo staccato alla fine. Non lo so, e proviamo a sto punto. Proviamo. La lasciate sulla stella, spero. Non ricordo. Ok. Proviamo. Gregorio, sei ancora qua? Ma sta facendo cose a caso? Non lo so. Sei sempre tu? Ha chiuso. Sai cos'era? Bravo, Paolo, mi dice...
libertà. Bravo, il coso dell'infinito. Secondo me...